Buonasera a tutti, sono Matteo Vaccari, lavoro per una multinazionale che sviluppa software per conto terzi e vorrei capire un attimo quali sono le vostre aspettative su questa serata, perché io potrei parlare di tantissime cose, ma vorrei cercare di capire qual è la curiosità, la cosa che vorreste sapere per cui siete venuti qui. E queste sono alcune delle domande che avete fatto sulla pagina del Meetup. Mi chiedo se ce ne sono delle altre. Le domande le metto prima, perché così poi non me le limitano. Che curiosità vi ha spinto? Sarete venuti sicuramente tutti per Stefano, ma quelli... Passato Stefano, che cosa vi trattiene in questa stanza? Vai. Posso dire, il nome dell'azienda? Softrox. Dato che comunque mi hai chiamato diversi altri talk a cui sono cui ho assistito, hanno sempre portato avanti, cioè portato fuori delle discussioni, comunque degli argomenti molto interessanti, quindi il nome dell'azienda mi ha richiamato comunque all'attenzione. Poi grazie. E poi a te, nel senso. Poi. Grazie. Curiosità sul metodologia di lavoro nel dominio di contesto, abbiamo cambiato la struttura interna aziendale, quindi adesso ci siamo strutturati sul modello Spotify, con Tribe, Agile, eccetera. E stiamo ancora prendendo le misure, quindi mi sembra un'azienda di prodotto. Sì. Ok. Però, sicuramente è abbastanza piatti come strutture grafiche. Esatto. Ok. Diciamo versus Spotify model. Ok. Altro? Va bene. Allora, come sviluppiamo software? Questo cazzillo non funziona. Ah, ecco, funziona. Io sono sviluppatore da tantissimi anni e a un certo punto, verso il 2002-2003, ho cominciato a scontrarmi con Extreme Programming e la cosa mi ha agganciato e da allora sono rimasto sempre molto legato a questo processo, questo sistema, questo metodo per lo sviluppo del software Extreme Programming. E ho fatto lo sviluppatore, poi ho fatto il coach del team Extreme Programming, che faceva Extreme Programming, che abbiamo tirato su in Source Sense for X-Peppers, poi ho fatto per un po' di anni il coach agile indipendente e da 3 anni e mezzo sono in ThoughtWorks come Technical Principal, che significa che sono a volte sviluppatore, a volte architetto, a volte vado a fare pre-sales, un po' di tutto. E questo è già fatto. E volevo farvi vedere questo video perché... buonasera. Garden West non c'è più. Tag events. Ok, non vedo niente. Come Bill Gates minuscolo? Sì, 2014. Ok, perché questo video è almeno vi dà un'idea dell'atmosfera che si respira nel nostro ufficio, perlomeno di Londra. ThoughtWorks is a great organization building interesting software for cool clients all over the world now as well. It's an organization which gives out a lot of opportunities. I wanted to work for a company which, you know, sort of strives for excellence at that sort of level. I wanted to have people that could teach me to learn new things and to do more exciting stuff. Well, the first time I met them was through like a Women in Technology event, and they just seemed like they all really loved their jobs and they were super passionate about what they did. It's keeping me fresh and keeping me looking at different things all the time. So you learn a lot, which is not even related to like writing code. ThoughtWorks to me is my daily dose of crazy.
the diversity that I see at ThoughtWorks, and that ThoughtWorks really cares about that, is really good. So I was looking for a company that cares as much about the society that we live in as the technology that they deliver. It's inspiring to be around people who really want to do a good job. We focus on hiring good people and maintaining and looking after them. You get to work with, you know, some of the smartest and nicest people that I've worked in any company. We encourage people to investigate new stuff and new technologies. The people are really, really smart, right? They can push you in terms of your thinking, in terms of your beliefs. Everybody is passionate about what we're trying to deliver. Everybody's passionate about software, technology. We're very transparent and open and honest about everything we do with clients, which I think is quite different from a lot of other consultancies and a lot of other companies. Everyone's empowered to kind of have a voice and to use that voice to positively change society. It's sort of helping me grow as a better human. Ok, sembra uno spottone, e in parte lo è, però diciamo più o meno questo è il tipo di atmosfera che vedi quando vai in uno dei nostri uffici. Ora, siamo... Well, I suppose I should say good morning, but I'm from the East Coast, and so my body is craving lunch at the moment, so good morning doesn't seem... Ok, Martin Fowler voleva aggiungere qualcosa anche lui. E, per esempio in India siamo 1000 persone, in Cina 1200, in UK 300, in Germania 200, in Italia 20 più o meno. A Bologna? No, per lo più distribuiti fra Milano e Torino, diciamo, in questo momento sono i nostri clienti, però siccome siamo consulenti, dove sarà il prossimo cliente potrebbe essere in giro per tutto lo stivale, non lo sappiamo. I miei colleghi presenti e passati hanno scritto tanti libri, alcuni dei quali hanno proprio definito la nostra disciplina. Non so, anche basta dire Continuous Delivery, tutte le cose che ho imparato leggendo questo libro, che tutti noi abbiamo imparato da questo, avendolo letto o indirettamente usando le cose che sono state inventate da quelli che l'hanno letto. E, esattamente quando veniamo chiamati? Veniamo chiamati quando c'è un'azienda che ha dei progetti ambiziosi, difficili e vuole una spinta in più per raggiungere il successo. Ci serve avere un courageous executive, un leader coraggioso che vuole fare qualcosa di ambizioso. Se state facendo business as usual o comunque dei progetti di difficoltà media, non siamo il partner giusto, perché intanto perché costiamo troppo per fare le cose di livello medio, e poi perché troviamo difficile tenere alta l'attenzione dei nostri colleghi su progetti che non li stimolano a sufficienza. Lo so che sembra un po' presuntuoso, ma infatti con i miei colleghi un po' presuntuosi lo sono, non io, perché io sono molto modesto. Il nostro business è importante perché la tecnologia non è più, per nessuna azienda, non è più una cosa che sta da una parte mentre il business sta da un'altra parte. Ormai la tecnologia in qualsiasi azienda è diventata la cosa centrale, e noi crediamo molto che il lavoro vero si fa insieme alle persone che producono il valore, e quindi il business e gli utenti e gli sviluppatori e i tecnici tutti insieme che fanno un grande team esteso che cerca di risolvere, di ottenere gli obiettivi di business dell'azienda. Quindi se tutti sono in questa situazione, ma non tutti lo riconoscono. Quelli che lo riconoscono si rendono conto che hanno bisogno di raggiungere un livello di performance superiore in come lavorano con la tecnologia. Ora, la ricetta per sviluppare grandi cose in generale, grandi software in particolare, è concentrarsi sulle persone. Per cui ci sono tantissime cose che fanno in modo che, per garantire, per fare in modo che la nostra azienda abbia le persone migliori, le persone che facciamo entrare, ma poi da come le trattiamo e come le facciamo crescere
e come, diciamo, non è che tu fai crescere nessuno, ma come crei un ambiente in cui tutti possono crescere. Il nostro processo di recruitment è estremamente attento, per cui ci vogliono minimo 2 mesi nel caso migliore per assumere una persona. E abbiamo la fama di essere un'azienda in cui è molto difficile entrare. In realtà, secondo me, vabbè, insomma, secondo me è il processo adeguato per trovare chi le persone che siano un buon fit. Poi qualche volta si sbaglia nell'essere troppo restrittivi, però fa parte del gioco. Mettiamo una grandissima attenzione nel curare la inclusività, per cui in India abbiamo un risultato abbastanza importante: il 34% degli sviluppatori sono donna. Non penso che in nessun altro posto ci sia una percentuale così alta di sviluppatori. Poi in altri ruoli è un altro discorso, ma proprio negli sviluppatori non è da tutti. Ci sono altre cose. Una volta che tu sei all'interno dell'azienda, è tutto configurato in maniera tale da sfidarti a crearti il tuo, che tu ti crei il tuo percorso, che io mi creo il mio percorso di crescita. Per cui questa è l'aspettativa, cioè essere in questa azienda ti disorienta un pochino, perché non è che il capo ti dice: ah, questi sono i tuoi obiettivi, ci sentiamo fra 6 mesi, fra 12 mesi e vediamo che percentuale hai raggiunto in questi obiettivi. Perché prima di tutto gli obiettivi li devi proporre tu, e poi devi proporre un piano per raggiungerli, e la domanda è: cosa noi azienda possiamo fare per supportarti in questo percorso? E tutto questo per spingere sulla qualità delle persone. È uno dei valori fondanti che io vivo nell'azienda, è il teamwork, per cui generalmente non si fanno cose da soli. La cosa che questa è una cosa a cui ho dovuto adattarmi, no? Ci sono quelli che sono arrivati in azienda da neolaureati, che diciamo sono cresciuti con questa cultura. Quindi noi che invece siamo stati arruolati da grandi, veniamo con delle aspettative differenti, per cui ci mettiamo un po' di tempo ad adattarci. Ma per esempio per me la difficoltà di adattamento è stato: no, me, piuttosto che mandare una mail o scrivere in chat, telefona, fai una videochiamata, vai a parlare direttamente con la persona. Quando mi sono convinto di fare questo shift, anch'io ho cambiato marcia, cioè sono diventato molto più bravo a relazionarmi con colleghi e non. E altro domande su questa cosa? Sì. Feedback. Come sì. Tra... Siamo sempre, diciamo, c'è il. Siamo incoraggiati a raccogliere il feedback durante tutto l'anno. Ci sono 2 eventi a 6 mesi, 12 mesi in cui c'è una discussione in cui tu praticamente raccogli tutto il feedback che hai ricevuto dai tuoi colleghi o dai clienti, prepari un documento, una forma che fai tu, io non sono molto fantasioso, per cui il mio documento è un Google Doc, altri fanno presentazioni, puoi fare anche dei video, e dove tu sistemi questo feedback e racconti qual è il tuo piano, che difficoltà stai incontrando, che successi hai ottenuto, che contributi hai dato e che feedback hai ricevuto. E, la prima volta che ho fatto questa conversazione ero un po' nervoso, perché pensavo: ok, feedback review, management by objectives. In realtà poi si è tutto risolto in raccontaci come possiamo supportarti nel raggiungere i tuoi obiettivi. Poi in realtà mi hanno anche dato degli obiettivi loro, nel senso che fatto di, per esempio, uno degli obiettivi che mi hanno dato è di stringere più rapporti possibile con persone non nell'ufficio italiano. Perché? Perché quanto più tu fai questa cosa, quanto più hai risorse. Cioè, quando tu stai affrontando una sfida da un cliente e il problema è difficile, una soluzione è: mando una mail sulla mailing list interna di software development o di BA o di quello che è, generalmente delle buone risposte, ma ancora più potente telefonare al tipo che conosci, che è bravo su quella cosa, e telefonare intendo videochiamata, scusate l'età, fate contatti, i tuoi contatti per avere delle risposte. Dimmi. Feedback, che forma li raccogli? Cioè viene un collega che dice: Matteo, ho visto... State, una è...
Marco, perché stasera o domani non facciamo 15 minuti, mi dai il tuo feedback su come abbiamo lavorato questa settimana, questo mese? Oppure mandi una mail. La mail non funziona, è sempre sfigatissima, perché dice, prima mail arriva, ragazzi, abbiamo lavorato per un mese, datemi un feedback. Dopo una settimana, insomma, nessuno mi ha ancora risposto, per cui funziona di più, sì? Io non ho capito se c'è una funzione aziendale o comunque un organismo, una squadra, non lo so, che poi questo feedback lo analizza, no, quantomeno all'interno dello stesso paese oppure cross country, no, e poi fornisce. Ok. Quindi è una cosa tua personale che... Mia personale con le persone di riferimento, in questo caso il direttore di Fatox Italia, okay, e eventualmente anche altre persone, perché questa volta la seconda persona, perché generalmente non si fanno le cose da soli, le fa in pair, quindi ascoltare il feedback del mio dipendente, ci sono due persone, in questo caso questa persona era una UX designer. Non c'è nessun, diciamo, framework o formalità per la raccolta di feedback aziendale? Sì, ci sono delle linee guida, cioè più o meno i campi che devi coprire sono qual è il tuo obiettivo, a che punto sei, che contributi hai dato, che feedback hai ricevuto. Stavo pensando dal punto di vista della comunicazione, cioè, sì, perché molto spesso non è tanto non sapere o sapere più o meno di quello di cui parlare, ma conta spesso come una cosa viene detta, no? Mm-hmm. Come la comunicazione avviene, cioè se avviene in maniera intelligente, avviene in maniera, certo, diciamo, specifica per quel determinato momento e modulata in un certo modo. Volevo capire se si lavorava su questo aspetto. Sì, sì, decisamente. Diamo molta attenzione a come dare il feedback, perché il feedback deve essere dato in maniera non è sempre immediato dare feedback, soprattutto se hai un feedback negativo, per cui non è che c'è un manuale aziendale per farlo, però diciamo c'è molta attenzione su come consegnare il feedback in maniera efficace. Essendo lasciati, diciamo, le singole persone hanno raccolto di feedback, mm-hmm, diciamo, quant'è, diciamo, il coinvolgimento delle persone, quanto effettivamente lo fanno? Cioè, è stata una politica che è stata adottata? Lo devi fare, non puoi non sei farlo. Sei obbligato a farlo. Beh, sì, se arrivi al review e dici no, non ho chiesto feedback a nessuno, questo fa una brutta figura. Per cui ti verrà chiesto di fare un'azione correttiva, che è di raccogliere questo feedback. Sì, non è che va bene tutto, eh? Siamo un'azienda estremamente non democratica, cioè un'azienda, voglio dire, non è una democrazia, quello che bisogna fare si sa, chiaramente c'è un'estrema libertà in come lo fai, ognuno è un individuo e lo fa in maniera differente, ma ci sono delle aspettative su di te, la performance deve essere elevata, su questo non c'è dubbio, perché i tre fondamenti di ThoughtWorks sono che dobbiamo essere un business che fa soldi, business sostenibile, eccellenza tecnica e un impatto positivo sulla società. Su queste tre cose siamo abbastanza seri, per cui non si transige, perché non puoi non essere bravo tecnicamente, non puoi non essere bravo come consulente e non puoi avere un atteggiamento negativo nei confronti degli sforzi che facciamo per migliorare la società. Questo è più o meno uno schema del processo che usiamo per consegnare valore a un cliente. Sei andato un po' troppo avanti. Ah, sì, questo. Grazie. Quindi, da che mondo è mondo, il problema del software è che il cliente non sa quello che vuole. E questo doppio diamante cerca di risolvere questo problema. Quindi, ci sono dei casi in cui il cliente sa che ha un problema ma non ha bene idea di cosa si potrebbe fare. Quindi si parte con un'attività di discovery in cui il problema viene esplorato e alternative vengono generate. Dopodiché c'è un'attività convergente in cui si cerca di scegliere fra le varie alternative quella che è più probabile. Una volta che è diventato l'alternativa, c'è un nuovo contratto
e si inizia, si decide, ok, abbiamo deciso che la soluzione di questo problema sarà facendo questa cosa. E di nuovo c'è una fase di esplorazione. Il caso tipico, abbiamo deciso che per fare questa cosa abbiamo bisogno di un'applicazione, di un servizio, di un realizzare un software. Ok, anche qui però non è che si parte con lo sviluppo, prima devi capire esattamente come dovrà essere fatto questo software. E quindi c'è una nuova fase divergente in cui è un'attività che noi chiamiamo Inception, serve per allineare tutti quanti su quello che vogliamo realizzare. Tenete conto, fra l'altro, che non è detto che le persone che sono in questo diamante siano tutte anche nel secondo diamante, magari sono persone diverse. Quindi si riuniscono tutte le persone del cliente, nostre, e tutte le persone che sono, tutti gli stakeholder, e si fa un'attività che dura tipicamente dalle 2 alle 3 settimane per definire il progetto software che noi faremo per loro. E alla fine di questa inception abbiamo un piano, che vuol dire abbiamo una pila di user story che sono state più o meno stimate, abbiamo un'idea di quanto tempo ci vorrà per farle, abbiamo una roadmap, abbiamo stimato perlomeno il primo trimestre di lavoro, e abbiamo un piano per portare a termine il lavoro, ma un piano che, diciamo, il primo trimestre è dettagliato e poi gli altri trimestri sono estremamente molto più, come si dice, meno dettagliati, più astratti. Quindi l'inception di solito è un altro contratto, quindi primo ingaggio, secondo ingaggio, se il cliente vuole è soddisfatto del risultato dell'inception, poi ci fa il contratto per il primo prima tranche. Cerchiamo di fare dei contratti brevi, tipo 3-6 mesi, non un anno, 2 anni. E così inizia il lavoro di sviluppo vero e proprio e consegniamo il software. E dopodiché si può ripartire con un'altra inception per la seconda fase, oppure dopo si fanno 2 o 3 di questi cicli e poi si ritorna a fare un'altra exploration quando se il problema è cambiato o se si vuole fare una branch in un altro, su un altro problema di business da risolvere. Quindi questo è lo schema generale. E la discovery è un'attività che non è proprio questo, ti raccomando, è uguale a quello che hai tu, ma non funziona, il mio non funziona molto bene. Vuoi fare cambio? Non lo so, il mio tanto lì sul tavolo. Ah, no, forse non lo so. Guarda lì dentro il taschino qua, questo sì. Se permettermi, sì. Ecco. Ok, allora sono io. Vabbè. Quindi queste sono fotografie di attività che si fanno durante le attività di esplorazione. Ci sono tutta una serie di esercizi che vanno dal brainstorming a esercizi più classici in cui tu cerchi di capire, perché principalmente il problema qual è? Che il cliente ti chiama, ha già fatto una serie di riunioni e pensa che il problema sia già risolto, e invece no, perché poi cosa succede? Che quando metti a confronto i vari stakeholder gli dici ok, su cos'è che eravate d'accordo, e dicono proprio che dicono 3 cose diverse, quindi si riallinea tutta l'attività con tutti questi esercizi e c'è un'attività che assomiglia alla fine della giornata più o meno a una sensazione tipo questa. Stop. E creiamo anche degli artifact che poi possono essere discussi in azienda di vari livelli di dettaglio e di fedeltà. Questo diciamo che non è proprio esattamente il tipo di attività che io faccio io quotidianamente. Il design thinking è una delle discipline che utilizziamo per concretizzare l'attività che il nostro cliente vuole fare,
E qui non vi racconto tanti dettagli perché proprio non è proprio il mestiere, però se sapete cos'è il design thinking potete immaginare il tipo di attività che vengono fatte. L'Inception invece è un'attività a cui io partecipo sempre, e è un'attività molto strutturata. Io quando la prima volta che ho sentito parlare di ThoughtWorks e ho visto che avevano mandato un piano per l'Inception e sono rimasto molto stupito perché avevano programmato ogni quarto d'ora di 3 settimane di lavoro. E in effetti però funziona veramente così, cioè tu fai un piano molto dettagliato di tutte le attività che devi fare perché sono tante, e c'è uno schema per l'Inception perché dobbiamo coprire tutta una serie di passi. Non so se voi avete mai visto il libro di Legend Warrior, come si chiama quel libro? Legend Samurai, esatto. C'è un capitolo che parla dell'Inception Deck. Ecco, l'autore di quel libro lì era un thought worker e praticamente l'Inception Deck che lui descrive è una versione condensata di quello che facciamo noi, solo che noi invece di per ogni slide che c'è in quel deck lì c'è una mezza giornata di lavoro in un Inception. Quindi ci sono tutte attività in cui tu definisci quello che vuoi fare e lo dettagli e lo sgrossi. Quindi questi sono gli obiettivi: shared understanding, high level scope, key risk, technical approach. Quindi tu esci dall'Inception avendo già uno schema di massima della tecnologia che vuoi utilizzare, di quali saranno, c'è un diagramma di architettura che è una slide, però c'è una slide che descrive quali sono le tecnologie che tu adotterai, e quindi è un design upfront di dimensione limitata, diciamo. Quindi vision, definizione delle personas, user journey, technical approach, feature and stories estimate, release plan. La parte finale è cercare di immaginare cosa consegneremo iterazione per iterazione nei primi, diciamo, 3 mesi. Chiaramente poi questo piano cambia, però è importante averlo. Quindi queste sono tutte fotografie di vari esercizi che possiamo fare. Questi servono per determinare quali sono il motore che ci spinge, quindi quali sono i nostri punti di forza, quali sono gli ostacoli che incontreremo, di cosa abbiamo paura e così via. Sono tutti strumenti che servono a elicitare un contributo da parte di tutti. Quindi non è niente di nuovo, sono tutti i classici workshop agili che vengono fatti. La stessa cosa è disegnata sotto forma di la nave, l'ancora e il vento che ci spinge e così via. L'analisi di che tipo di utenti potremmo avere, le personas, che cosa vogliono. Poi si possono fare degli esempi di interfaccia utente, si decide che tipo di cosa potrebbe costituire il nostro minimum viable product, si fanno le priorizzazioni e così via. Story mapping, tutte attività classiche, non c'è niente di segreto che facciamo soltanto noi, solo lo facciamo in maniera molto strutturata. Technical architecture viene disegnata a questo livello, diciamo, e il tipo di tecnologie che noi raccomandiamo. Strategie di testing, qui dove, ecco, ho dimenticato di dire che al Twitter Inception partecipano rappresentanti di tutte le funzioni dello sviluppo, e che nel nostro caso c'è almeno un technical lead, un quality analyst e un business analyst. E il quality analyst raggiungerà un accordo con il cliente sulla strategia per garantire la qualità della soluzione consegnata. Ci sono tante attività diverse, e vedi che c'era la domanda di Marco sul ruolo del QA. Il QA viene coinvolto fin dall'inizio, perché se tu vuoi consegnare qualità devi avere un processo che ti porta ad avere qualità fin dall'inizio. Per cui studio del DB. Quali analyst? Sì. Lo digeriscono facilmente? O ogni tanto
Sì, dipende dal livello di maturità del cliente, però per noi dipende dalla, cioè se il progetto è piccolo, possiamo anche, tipo ci sono 3-4 persone in tutto, possiamo anche non avere il quality analyst e le sue funzioni in un certo senso vengono sostenute dal business analyst. Business analyst però c'è quasi sempre perché è molto importante. Il quality analyst lavora su tutte la storia della user story, da come viene definita a quando gli sviluppatori iniziano a lavorarla, a quando gli sviluppatori pensano di averla finita, a quando poi è stata consegnata e viene testata più seriamente. Delivery plan è un processo per cui è abbastanza standard questa cosa, cioè più o meno come viene descritto nei libri di extreme programming di 15 anni fa. Cioè tu assegni dei punti alle storie, decidi con un esperimento quanto secondo te potrebbe essere la velocità del team, dopodiché fai delle moltiplicazioni, c'è un foglio Excel e ottieni un numero, aggiungi un buffer e questa è l'offerta. Chiaro che dipende tutto da fare con molta attenzione molte cose, soprattutto riuscire a elicitare tutti i possibili rischi e i trade-off, per esempio, sono dei trucchi che tu puoi usare per capire come organizzare il progetto. Cioè in alcuni progetti la data è la cosa più importante. Perché? Perché dobbiamo consegnare per il Gran Premio, perché noi facciamo il giornalino degli sportivi. In altri casi altre cose sono negoziabili, quindi è molto importante essere che siamo tutti chiari su quali sono queste cose. Ma andiamo avanti. Questa cosa è abbastanza standard. Ecco, volevo farvi vedere questa cosa. Più o meno abbiamo due tipi di ingaggio. L'ingaggio in cui siamo tutti dal cliente e l'ingaggio in cui una parte del team è da un'altra parte. Dipende abbastanza dalla country. Per esempio in Germania gli ingaggi sono quasi tutti completamente collocati dal cliente. Mentre in Italia e in altri paesi spesso abbiamo, cioè se il progetto è di grandi dimensioni, abbiamo un team in India, perché l'Italia lavora molto con l'India, poi abbiamo outsourcing anche in Sud America e in Cina, ma outsourcing in Centro e Sud America lo facciamo per lo più con gli Stati Uniti, mentre l'outsourcing in Cina lo facciamo per lo più con l'Australia. L'Italia lavora molto con la Cina, per cui spesso ci troviamo con un team che ha un paio di persone in Italia e 10 in Cina, in India, scusate. E, in entrambi i casi la chiave è che noi lavoriamo direttamente con le persone del cliente, per cui cerchiamo sempre di avere degli sviluppatori lato cliente che facciamo entrare nel team e li trattiamo come persone nostre, e in modo che queste persone non soltanto acquisiscano il ritmo dello sviluppo come lo facciamo noi, ma quando poi consegniamo il software loro sanno già come muoversi, sanno già come è stato fatto, perché come lo si mantiene. E un tipico team potrebbe avere questa forma: ci sono 1, 2, 3 coppie di sviluppatori nostri, una coppia di sviluppatori del cliente, un quality analyst, un business analyst, un designer, un tech lead e del nostri, e poi probabilmente c'è un product owner del cliente e opzionalmente delle figure che fanno shadowing delle nostre su queste specialità. Voi lavorate in questi business specifici o variate in una serie? Beh, generalmente dici che tipo di industrie sì, lavoriamo? Ma le più varie. Non facciamo sistemi embedded, anche se c'è una iniziativa per fare un po' di IoT, ma generalmente noi facciamo sistemi di business, per cui lavoriamo con banche, telecom, editori, qualsiasi industria, supermercati. Principalmente per il mercato italiano, abbiamo detto che siete clienti, cioè lavorando in ambiente di business così vario, cioè le competenze di business analyst riescono a spaziare in tutti questi
questi ambiti? Beh, noi siamo 20, però diciamo che 10 sono impiegati italiani e 10 sono on long term dall'estero. Per cui facciamo arrivare il talento che ci serve dal pool di talenti dell'azienda. Io ho avuto qua in Italia a lavorare con me delle persone dagli UK, dall'India e dal Brasile. Ma poi vi trovate con questi del tutto business analysis persone che arrivano dall'estero oppure correndo anche dei team offshore con clienti italiani, non so, la comunicazione avviene poi in inglese? Sì. Siete comunque clienti, per la mia esperienza, la sua esperienza soprattutto con le banche, i clienti inglesi non vogliono neanche sentirlo. Beh, noi non possiamo lavorare con qualunque cliente, ci deve essere il cliente giusto, però io devo dire che rispetto a 20 anni fa l'Italia ha fatto dei passi avanti enormi. È chiaro che magari in banca trovi delle persone di 20 anni fa. No, esatto, sono molti clienti e le persone che sono disposte a lavorare con Poi le difficoltà ci sono, perché magari poi quando le persone sono stressate o stanno facendo un ragionamento difficile passano all'italiano. E per questo è importante che nel team almeno un italiano ci sia, perché così gli frena e dice ok, adesso ci freniamo un attimo, diciamo, riassumiamo quello che siamo detti ai colleghi. Però sì, generalmente lavoriamo in inglese, e è importante che ci sia questa persona che sta al lato cliente anche nello sviluppo distribuito, perché serve per mantenere la comunicazione aperta. Cioè, sai che quando si fa lo sviluppo in outsourcing all'estero, il problema più grosso è la comunicazione. Noi questo problema non lo gettiamo al cliente, lo gestiamo noi, per cui abbiamo sempre la comunicazione di alta qualità con persone nostre a casa del cliente. Poi un altro trucco è che il team offshore fa a rotazione, passa 2 mesi in Italia con il nostro cliente, per cui piano piano il cliente conosce tutti i membri del team. Con i clienti con cui lavoriamo da un po' di tempo, li invitiamo anche a venire loro da noi, per cui passano magari un mese in India con il nostro team e imparano a vedere con il loro... Cioè, non è tanto imparare, è che se tu una persona la conosci soltanto per email e per Skype, non la consideri veramente una persona. Quando tu l'hai conosciuta invece, hai passato insieme una settimana di lavoro, anche solo una settimana, poi la qualità della comunicazione che tu hai quando questa persona è di nuovo dall'altra parte dell'oceano è molto più elevata. E questo è quanto. Allora, recuperiamo un attimo. Quali pratiche di gestione e sviluppo software adottiamo? Generalmente è extreme programming con qualche variazione nostra. Per esempio, per noi il business analyst è importante, perché ci aiuta ad avere una persona che ha la big picture, mentre molti sviluppatori, quando prendono a sviluppare, cominciano a concentrarsi su una cosa e perdono di vista il perché stiamo sviluppando questa cosa. Ah, è per risolvere questo problema di business. Il business analyst, una delle sue funzioni è di riportare gli sviluppatori all'attenzione su quello a cui serve quello che stanno realizzando. Come scegliere quale usare e quale scartare? Beh, diciamo, è basato sul feedback. Abbiamo un processo standard e poi ci sono delle variazioni regionali. Ogni country ha delle sue variazioni e variazioni per team, chiaramente. Ogni team poi si crea delle sue... Anche per progetto, immagino. Sì, perché dipende dalla situazione che tu hai col cliente. Poi... Ma di solito partite con tutte e andate a scartare o fate il contrario? Cioè... Allora, c'è una grossa differenza tra le due situazioni. C'è la situazione in cui noi siamo tre di ThoughtWorks e tre del cliente, e quindi la responsabilità di consegnare non è tutta nostra, ma è, diciamo, è condivisa. In questo caso abbiamo molto meno potere contrattuale, per cui dobbiamo più che altro persuadere e far entrare le buone pratiche un po' per volta. Se invece siamo 2 del cliente e 10 nostri, allora si fa come diciamo noi, ed è un processo, diciamo, che parte già più strutturato. Poi chiaramente si adatta alle esigenze, però diciamo la più grossa causa di variazione è quando tu sei con
un numero limitato dei nostri in una situazione in cui... No, io parlo casi in cui siete voi, che siete il team che sviluppa e il cliente non ha sviluppato. Sì, generalmente il nostro, le pratiche vengono discusse in fase di retrospettiva, eventualmente il processo viene modificato, cioè esattamente come Agile by the book, niente di strano. Quindi vuol dire che il cliente lo scegliete anche in base a se conosce queste pratiche o meno, perché se uno è completamente digiuno di TDD glielo spieghi in due settimane, cioè ce la fate? No, no, il cliente, la cosa importante per il cliente è che abbia un progetto ambizioso, abbia l'atteggiamento giusto di rispetto per le persone, per cui se l'atteggiamento è del negriero noi generalmente non riusciamo ad andarci d'accordo, se l'atteggiamento è aperto poi si impara, cioè la frase che ho sentito dire più volte era: sì, ho sempre sentito parlare del TDD ma non l'avevo mai visto fare veramente nel contesto lavorativo. Poi quando vedi le persone che lo fanno nel contesto lavorativo diventa possibile. Sì, tre domande sulla circolazione dell'informazione all'interno dell'azienda e con i clienti. Una semplice: in welcome kit proponete alle persone all'ingresso, come curate il nome di scelta all'interno dell'azienda, come segregate le informazioni tra voi e i clienti? Ah, dunque, il welcome kit, se tu sei un neolaureato vai a fare la TOTOX University, che sono 5 settimane di full immersion in India o in Cina, e lì dentro vieni messo in un team che deve risolvere il problema di business e quindi si comincia a lavorare nella maniera di TOTOX già da lì. Poi c'è altre cose che supportano il continuous learning. Ognuno di noi ha un budget per la formazione. Io ho 1200 euro all'anno da spendere come credo. Me li brucio con i brandolini i primi 3 mesi dell'anno e 2 giornate. Poi sei incoraggiato a presentare alle conferenze e questo tipo di cose. Poi l'altra domanda, scusami, come si... quali sono le metodologie knowledge sharing all'interno dell'azienda, molto sia che strumenti utilizzate ma anche che metodologie, che processi utilizzate? Dunque, abbiamo cambiato una serie di strumenti. Quello attuale è il Google Suite, Google Sites, non ho ancora imparato bene a usarlo. Ci sono le mailing list, che poi sono gruppi di Google adesso, e poi principalmente cerchiamo di organizzare una serie di eventi, cioè ognuno è invitato, facciamo dei meetup interni, sì sì, esatto. E l'ultimo è la segregazione, molto importante, la segregazione delle informazioni tra voi e i clienti. Non è da una metodologia di lavoro di questo tipo, avete contatto con il cliente diretto, ma non tutto si può dire al cliente, come abbiamo visto prima, quindi anche il patto della segregazione è importante. Fammi un esempio di informazioni che non si può condividere. Per esempio, ho dei pattern architetturali di mia proprietà che non voglio condividere in foto col cliente. Non, questo caso specifico non ce l'abbiamo. Quindi siete completamente scerati con l'informazione? Sì, perché noi non abbiamo sposato una specifica tecnologia, cioè sì, abbiamo tecnologie preferite, ma non siamo tipo Pivotal che usa Spring perché sono quelli di Spring. Noi usiamo quello che il tech lead e il team concorda con il cliente. E non, se abbiamo qualcosa di veramente figo che abbiamo inventato, generalmente diventa open source. È veramente strano. Okay. Poi ci sono lo stand up, l'India è 3 ore e mezzo spostata rispetto all'Italia, o 4 ore e mezzo a seconda della stagione, per cui quando loro fanno lo stand up al mattino, che noi da noi notte fonda, poi quando noi facciamo lo stand up al mattino, loro fanno un secondo stand up con noi in videoconferenza per condividere lo status del lavoro. Grazie a te. Mi sembra di aver risposto a tutto? Sempre presso il cliente. Sì, generalmente sì, cioè qualcuno al cliente c'è sempre. Ok, mi danno lo stop, però sì, il contesto è collocati dal cliente, almeno una persona è sempre, c'è sempre. Grazie. Allora, io credo che questo sia il tuo. Sì, è così.